Qual è il profilo del trader vincente? Ovviamente non è che sia una risposta univoca, però mi baso un po' su quello che ho visto nell'esperienza tra gli studenti della Hungar Academy, parecchie migliaia di studenti, e riferendomi in particolare alle cerniere fatte nei vari contest del trader del mese, ci notano persone a volte anche ripetitive, no? Presenti in più edizioni di volta in volta, e siamo riusciti un po'. Io e Francesco Placci, che ci occupiamo della classifica di volta in volta, a trovare i tratti comuni che ci sono nei trader che di solito fanno bene, diciamo così. Ora, giusto per inquadrare a grandi linee, si può dire che in genere sono uomini, ma non perché l'uomo sia più bravo, l'ho già detto una volta, è solo perché sono di più, semplicemente. Quindi statisticamente primeggiano loro, anche se abbiamo un trader dell'anno che era donna, no? Se vi ricordate. Poi, a parte il discorso dell'essere uomini, appunto, l'età varia tra i 40 e i 50 anni in genere, e abbiamo notato che tra i trader vincenti spiccano spesso due categorie professionali, o meglio, una categoria professionale che è gli imprenditori e poi un'altra invece di titolo di studio di ingegneri. Questo spaventerà ovviamente tutti quelli che stanno guardando il video e dicono: ah, io sono spacciato. No, no, attenzione. Allora, prima di tutto, abbiamo individuato quali erano, secondo noi, i motivi per cui queste due categorie riuscissero a fare bene. L'imprenditore è portato, proprio per quanto imprenditore, a trattare l'attività che svolge con spirito imprenditoriale, cioè a pesare le decisioni da prendere, a quantificarle a livello pecuniario anche, no? A cercare di valutare sempre l'impatto di ogni decisione su quello che è il prosieguo della sua attività. Quindi nel trading un imprenditore è di solito più portato a ragionare proprio in previsioni di quello che potrebbe succedere nel fare il piano di quella sua attività. Dico proprio fare il piano perché è un po' come dire pianificare. Ho sempre sottolineato l'importanza di pianificare l'attività di trading, e evidentemente chi nasce con l'indole da imprenditore e quindi fa l'imprenditore, anche nel trading applica questo atteggiamento mentale che lo porta a pianificare meglio forse di altri che sono invece più diretti verso l'obiettivo. Quindi non è che se non siete imprenditori siete spacciati, no, dovete soltanto ricordarvi dell'importanza della pianificazione. Gli ingegneri, ecco, anch'io, no, sono laureato in ingegneria, non sono ingegnere, scherzo. Gli ingegneri hanno il vantaggio non delle competenze di studi che hanno accumulato, che non c'entrano proprio niente, a mio avviso, con il trading, altrimenti chi non fa ingegneria sarebbe spacciato, no? Ecco, no, hanno però quella mentalità quadrata, diciamolo pure, che aiuta molto. Io la chiamo più simpaticamente mentalità scientifica, che suona meglio, però è un po' quello, essere molto inquadrati sulle decisioni, essere molto metodici. Quando c'è un problema, analizzarlo passo passo per arrivare a sviscerare quale possa essere la causa, quindi fare magari delle prove cambiando una cosa per volta per vedere quale possa avere un impatto su quello che si ha tra le mani, via dicendo. Questo è tipico da ingegnere, insomma, e applicato al trading ha dei vantaggi innegabili, perché è un approccio molto metodico, pulito, ordinato. È ovvio che porta a un miglioramento. Questo quindi anche qui, non siete ingegneri, voi fate per dire il fornaio, prima professore ovviamente che vi piace il pane, non c'è nessun problema, purché siate pronti ad affrontare le questioni legate al trading nella stessa maniera, ordinata, metodica, perché ogni professione è più che mai nobile. È chiaro che però certe attitudini mentali vanno sviluppate. Qualcuno le sviluppa o ce l'ha per indole, quindi fa l'ingegnere perché è ottuso, è quadrato, oppure lo diventa perché gli si inculca questo modo di ragionare durante il percorso di studi. Chiunque però può sviluppare lo stesso tipo di atteggiamento mentale. Ora, tralasciando poi queste categorie base, ho notato che in comune tutti quelli che hanno avuto successo una volta o un successo ripetitivo sono persone che hanno comunque studiato bene la materia, o meglio, si sono impegnati, sembra banale come cosa, però ho notato che sono tutte persone che hanno veramente apprezzato il percorso, non solo, lo hanno veramente sviscerato da ogni punto di vista, e quindi hanno poi strutturato il loro portafoglio di trading in maniera molto disciplinata e pulita. Non hanno improvvisato, così per dire. E parlando di ingegneri,
disciplina, appunto, sono anche persone molto disciplinate, persone che sono state molto ligie a quello che è il portafoglio creato, al metodo che hanno messo in piedi per lavorare. Quindi disciplina è un altro cardine che nel profilo del trader di successo, in questo caso, gioca un ruolo molto importante. Inoltre ho visto, sono persone che hanno appunto applicato ordinatamente quello che è stato indicato nella Hunger Academy, dallo sviluppo strategie fino all'applicazione di Titan per gestire il portafoglio. E un'altra caratteristica però che le accomunava quasi tutti è la curiosità, che se da un lato hanno preso tutto quello che gli veniva dato dalla Hunger Academy per farlo proprio nel miglior modo possibile, non si sono fermati, sono andati spesso oltre, hanno cercato qualcosa di più oltre a quello che era il preconfezionato, applicando gli stessi principi magari, però guardando davvero oltre. Quindi c'è gente che ha lavorato applicando, chiamiamolo il metodo Hunger, magari allo spread trading in qualche maniera, magari limitatamente a qualcosa, ma ha applicato gli stessi principi di studio che si usano da una parte per applicarli dall'altra, sintetizzando, adesso uso la parola complicata, gli strumenti comprati e venduti, quindi creando uno strumento sintetico, però alla fine poi applicando e studiando nella stessa maniera, inventiva quindi, e curiosità perché non si sono fermati a quello che avevano tra le mani, ma hanno cercato più avanti, cioè, perché non mi dai quel mercato, perché, e vanno a vedere. E questo ha aiutato molto, ha dato una spinta proprio anche a superare le fasi avverse, perché ci sono le fasi avverse, perché erano pronti a rimettersi in gioco, pronti a mettersi in discussione per la curiosità di scoprire il motivo che magari li ha portati a fallire o a zoppicare e poi rimettersi in carreggiata. Tra l'altro, tra queste persone ho anche notato che non c'era nessuno che in qualche maniera avesse sovrastimato o avesse una tendenza a sovrastimare la valutazione della propria tolleranza al rischio, cosa che invece io in passato ho subito, no? L'ho detto in altre occasioni, che nel 2009, convinto di poter tranquillamente sopportare un drawdown del 25%, c'era un periodo che perdevo, stavo abbastanza male, ho guardato, ero all'11%, pensavo 25%, già all'11% stavo qui che col mal di pancia. Invece queste persone, bene o male, nel loro piano avevano comunque tenuto in conto quali fossero le caratteristiche di quello che facevano, ma erano stati capaci in qualche maniera di valutarsi bene, di avere una valutazione corretta della propria persona e quindi del proprio atteggiamento nei confronti del rischio. Non posso dire molto a livello di capitalizzazione perché ci sono capitate figure proprio di ogni genere, quindi non si può dire che erano persone ben capitalizzate, quindi magari già di successo peraltro, e c'era chi dedicava capitali normali, fra virgolette, al trading, parla anche di quelle cifre che noi raccomandiamo di 20.000 euro, che invece aveva capitali ben superiori e li metteva nel conto trading. Ma questo, da un lato, la varietà di capitale indica proprio il fatto che fossero persone che comunque studiavano specificatamente per la capitalizzazione che avevano, la scelta degli strumenti da fare e via dicendo, e quindi avevano comunque alla base una buona gestione del rischio. Ovviamente il rischio poi è qualcosa che ciascuno maneggia a modo suo, nella propria indole, non daremo mai raccomandazioni di quanto esporsi, via dicendo. Però visto che bene o male erano tutti con un rischio medio, non erano dei kamikaze e non erano delle persone che invece avverse al rischio puntavano poco poco, quindi avevano avuto difficoltà a raggiungere chiaramente certi obiettivi. Questo è un po' un riassunto di quello che c'è. Ecco, in genere sono anche tutti padri di famiglia, per dire, che vuol dire niente magari agli occhi di molti di voi, però in realtà in genere è legato un po' al senso di responsabilità che uno può avere, no? Uno ha sulle spalle una famiglia, o comunque ha l'impegno dei figli, il senso di responsabilità verso i figli è qualcosa che lo fa sentire molto compreso nel suo ruolo di padre, e questo può aiutare anche, le trading. Non è che nessuno debba andare a sposarsi, fare figli per poi diventare trader, però aiuta a inquadrare la persona, non necessariamente aiuta nel trading. Questo più o meno è il profilo che abbiamo dedotto dal nostro catalogo. Vedete che alla fine comunque si evince che il lavoro paga, persone impegnate, scrupolose e curiose, che il controllo del rischio è importante, persone che hanno testa sulle spalle, persone che hanno una certa mentalità ordinata nello svolgimento delle proprie mansioni, ordinata sia a livello di pianificazione, come dicevo, come imprenditore, sia a livello di gestione del rischio. Se vi inquadrate in uno di questi, siete pronti a avere le porte spalancate. Se
pensate di avere dei punti deboli in una di queste aree, beh, sapete dove lavorare, perché il futuro è comunque, ripeto, è il profilo medio. Ci sono anche di solite varianze di persone che sono a estremi opposti, però sono più mosche bianche che effettivamente persone con tratti comuni nel campo di quelli che hanno primeggiato fino adesso nelle nostre competizioni del trader del mese. Questo è quanto. Spero che state tutti voi trader di successo e che quindi possa catalogarvi la prossima volta nel prossimo video. Ciao, Andrea Unger.